È la prima di campionato, è l'esordio ufficiale in questa stagione nel massimo torneo regionale, quindi appunto campionato di eccellenza per la Vigor Senigallia, ed è anche un battesimo di fuoco per la formazione, quindi la società del presidente Valentino Mandolini. Al Bianchele di Senigallia infatti c'è la San Benedettese, la grande favorita di questo torneo, la squadra che l'anno scorso ha vinto la Serie D ma dopo altri problemi societari è dovuta ripartire dall'eccellenza. Una partita quindi che si pronuncia molto difficoltosa. Queste le formazioni in campo: Vigor Senigallia con Moscatelli, Zandri, Gregorini, Simone, Giraldi, Mistura, Tommaso Gregorini, Olivi, Carboni, Battisti, Siena e Pesaresi. Per la San Benedettese: Zuccheri, Tartabini, Gorini, Baldinini, Viti, Borghetti, Padovani, De Rosa, Tozzi, Borzoi, Variale e Fedeli. Avete visto in avvio di gara un paio di conclusioni per nulla male da parte della San Benedettese. La replica della Vigor affidata ad un cross dalla destra, una conclusione sporca però da parte di Siena. Partita piacevole, sottolineata anche dagli applausi del numeroso pubblico presente, circa 1000 spettatori. Un errore di Giraldi quando siamo al decimo minuto rischia di costare grosso alla Vigor Senigallia. Capitan e bomber Tozzi Borzoi non ne approfitta per la Samb. La Vigor prova a giocare palla a terra, una percussione di Carboni diventa un assist dopo un rimpallo per un tiro dalla gran distanza da parte di Battisti, pallone fuori. Siamo al sedicesimo minuto, rimessa laterale che coglie di sorpresa la retroguardia della Vigor e la Samb passa in vantaggio. È Tozzi Borzoi a realizzare con il piatto destro sulla discesa veloce, sull'assist soprattutto millimetrico da parte di Padovani, che fa quello che vuole come vedete dal replay appunto sulla banda destra d'attacco. Fugge al suo diretto marcatore, Giraldi non riesce a coprire la diagonale di passaggio verso Tozzi Borzoi, destro e rete. Moscatelli non può nulla, quindi dopo poco più di un quarto d'ora di gioco la San Benedettese è in vantaggio al Bianchelli sulla Vigor Senigallia per 1-0. Pesaresi non ci sta, carica il sinistro, lo fa esplodere da quasi 30 metri, palla che sibila vicino al palo, brivido per la Samb, la smorfia di rammarico per il numero 11 Pesaresi. Ancora Vigor, volitiva e anche abbastanza precisa la formazione di mister Trillini, e ancora Pesaresi soprattutto, è lui che scarica un'altra bordata dalla distanza, stavolta il destro, il piede che viene armato e fatto partire, la sua conclusione viene leggermente deviata e c'è l'1-1 della Vigor Senigallia. Replay strameritato per questa autentica bomba che si tramuta in un pallonetto sul quale non può nulla Zuccheri, e allora c'è il pareggio della Vigor Senigallia, parità ristabilita 1-1. Ancora Samb in avanti, Tozzi Borzoi davvero ottima la sua prestazione, oltre che in fase di finalizzazione anche in appoggio ai suoi compagni. Il pallone arriva dalle parti di Padovani, altro fra i migliori in campo poi alla fine del match. Diagonale troppo ampio, palla fuori. C'è questo attacco nuovamente alla San Benedettese che torna a premere dopo aver subito la rete del pareggio. Ci prova a variare, va a testare i riflessi di Moscatelli che è attento e con i pugni ribatte. C'è bisogno anche di bere un po' di acqua costantemente da parte di tutti i protagonisti in campo, perché fa davvero molto molto caldo al Bianchelli in questa domenica di settembre. Siamo qua al duplice fischio e quindi all'intervallo, è 1-1 fra Vigor Senigallia e San Benedettese. Palla al centro, avvio di ripresa affidato alla Vigor Senigallia che subito dopo appena 3 minuti effettua una sostituzione. Entra in campo Morganti, centrocampista centrale tenuto precauzionalmente a riposo nella prima frazione di gioco da mister Trillini, il faro del centrocampo della Vigor, che prova a dare manforte alla sua squadra nella ripresa. Sostituzione anche nella Samb, entra il numero 18 Galli, attaccante al posto di Variale che non aveva giocato male nel primo tempo. La Samb riparte all'attacco, c'è questo destro dalla grande distanza, Moscatelli si distende alla sua sinistra e manda il pallone in calcio d'angolo, sembra pericolo scampato ma non è così, perché sul cross dalla bandierina Tozzi Borzoi anticipa tutti e di testa manda il pallone alla destra di Moscatelli, laddove il guardiano della porta senigallese non può arrivare, e quindi al minuto numero 12 del secondo tempo la Samb di nuovo in vantaggio, ancora con il numero 9 capitano Tozzi Borzoi. La Vigor Senigallia prova ad alzare il baricentro dopo essere tornata sotto, ma si espone a ripetuti attacchi da parte della Samb, rischia molto in questa circostanza sul destro da parte di Fedeli. Moscatelli salva la sua porta, nega il terzo gol alla Samb. Ancora però i rossoblù del tecnico Andrea Mosconi che si distendono, Padovani mette letteralmente il turbo sulla destra, avanza ad ampie falcate, arriva dalle parti di Moscatelli, pensa a un assist, invece va al tiro
il palo, stavolta nega il 3-1, quindi il doppio vantaggio ai rossoblù ospiti. Ancora un brivido per la Vigor Senigallia, che però scampato appunto il pericolo, si riporta pericolosamente in avanti. Qua c'è la percussione da parte di Zandri, l'ultimo controllo non è buono e quindi si allunga troppo il pallone per poter provare poi ad andare alla conclusione, e quindi sfumata questa chance da un rimpallo che coinvolge anche il direttore di gara. Arriva questa conclusione di nuovo dalla distanza da parte di Pesaresi, palla fuori, sempre protagonista però numero uno in attacco Dennis Pesaresi. Siamo arrivati a metà del secondo tempo, per l'esattezza al 25esimo, cross dalla sinistra, Padovani fa un contromovimento ai danni di Simone Gregorini, anticipa sul primo palo il numero 3 in maglia bianca, anticipa anche Moscatelli che rimane sulla linea di porta e con l'esterno del piede destro infila la rete del 3-1, trovato quindi il doppio vantaggio al 25esimo per la precisione del secondo tempo, il 3-1 dalla formazione della San Benedettese. Altri cambi, esce Simone Gregorini, entra al suo posto il numero 13 Spezie, qualche sostituzione, Morganti appoggia per Carboni, la mattonella è buona, il sinistro no, va alto sopra la porta, esce uno dei migliori in campo Padovani, che però ha speso molto al suo posto Mosconi, inserisce Traini a 82. Questo pallone che sembra abbastanza ben controllabile dalla difesa della Vigor, Giraldi commette l'ingenuità, si fa rubare la sfera da Tozzi Borzoi, altro palo colpito dalla Samb. La partita si avvia al finale, sembra quasi fatta per la Samb, che però qua corre un grossissimo rischio sull'inserimento da parte di Battisti, il suo pallonetto viene salvato quasi sulla linea, vicino al 3-2 della speranza alla Vigor. Altre sostituzioni, c'è anche Rossetti nella Vigor Senigallia, all'arrembaggio la formazione di Trillini che dimostra comunque di non voler mollare fino all'ultimo. Qua siamo nel recupero, Pesaresi recupera un pallone sporco in mezzo all'area, salta con un pallonetto Viti che lo trattiene mentre Pesaresi sta per spingere in fondo al sacco, viene espulso, calcio di rigore per la Vigor. Pesaresi non spiazza ma comunque trafigge il portiere Zuccheri, realizza il 3-2. Vuole recuperare in fretta e furia il pallone l'attaccante della Vigor, perché spera di poter lanciare l'assalto conclusivo, ma dopo questo gol praticamente ci sono solo pochissimi ancora secondi del recupero concesso dal signor Monaldi di Macerata. Poi arriva appunto il triplice fischio che sancisce il risultato definitivo. San Benedettese batte Vigor Senigallia 3-2, applausi da parte dei numerosi sostenitori della Samb, ma applausi anche per la Vigor che si è dimostrata comunque coraggiosa e per lunghi tratti all'altezza dello squadrone della San Benedettese. Il risultato è giusto, nel pareggio per carità sarei stato contentissimo, però sicuramente la San Benedettese ha meritato questa vittoria. Noi abbiamo peccato in ingenuità e nei due gol, e c'è da dire che comunque la San Benedettese è un'ottima squadra e ha giocato un buon calcio. Anche noi a Sprazzi abbiamo fatto bene, dobbiamo ritornare in forma con tutti quanti i giocatori titolari prima possibile per poter dire la nostra in questo campionato. Se ci fosse stati queste due ingenuità, non ci fossero state, sicuramente il risultato l'avresti portato via, però sei in mano non contano niente, quindi rimbocchiamoci le maniche e andiamo giù a pagliare la prossima partita con tanta voglia di fare. Oggi è una partita atipica perché con un campo sintetico particolare contro una squadra che ha dell'entusiasmo della corsa e poi c'è anche qualche individualità buona, sicuramente possiamo fare meglio. Non abbiamo lavorato benissimo tutti e 11, però ci stava come situazione, purtroppo non è che tu accendi il motore e vai subito alla perfezione la prima domenica, via. C'è da lavorare, lo sappiamo. Testa bassa, portiamo a casa questi 3 punti e speriamo di migliorare. Della Vigor che ci può dire? Un buon gruppo, hanno anche qualità, un gruppo di ragazzi che penso che dia gusto allenare. Io provengo dal settore giovanile e sarei orgoglioso di allenare un gruppo di ragazzi così.